abbiamo segnalato più volte in questi giorni, abbiamo anche cercato di dare una spiegazione tecnica all'invasione di mosche che c'è in questi giorni, un'invasione molto pesante. Abbiamo pubblicato ieri, se non sbaglio, sul telegiornale pomeriggio e poi l'abbiamo ripubblicato ancora, mi sembra. Comunque, a parte questo, ci sono alcuni che assolutamente civilmente segnalano che c'è questo problema, cosa si può fare, l'amministrazione può disinfettare, eccetera, e altri che continuano a dire che il comune dovrebbe fare le disinfestazioni. Allora, per l'ennesima volta spieghiamo che l'amministrazione comunale non solo non deve, ma per legge non lo può fare, perché negli anni, per fortuna, è venuta fuori una normativa che tutela l'ambiente, perché altrimenti, continuando a spargere questi prodotti chimici, oltre a morire le zanzare e le mosche, muoiono anche gli insetti buoni. Le api sono quasi in via di estinzione, ci sono tutte le coccinelle, ci sono tutta una serie di cose che fanno male, tra l'altro poi queste cose vanno in circolo e alla fine anche le torniamo nelle pance delle mamme che aspettano i bambini. Quindi, per cortesia, informatevi un pochino, non si fanno più disinfestazioni se non mirate quando c'è per esempio un cluster, non so se la pronuncia è giusta, di persone che sono state infettate dalla West Nile all'interno di un perimetro ristretto. Allora in quel caso le amministrazioni comunali vanno a fare e sono autorizzate a fare una disinfestazione di quel posto. Per ovviare all'invasione di mosche, al di là del fatto che purtroppo ieri sera nelle Marche sono cascati 400 ml di acqua in tre ore e ci sono dispersi, morti, eccetera eccetera, a settembre. Ormai questo cambiamento climatico, adesso siamo il 16 di settembre ed è un caldo da morire, ecco, quindi possiamo cercare di diminuire gli effetti, soprattutto non lasciando vicino al cassonetto di immondizie cibo, avanzi, materiale organico, che quello è quello che fa aumentare a dismisura le mosche. Scusate il tono, però sarei un po' stufo di sentire gente che continua a dire ma l'amministrazione. L'amministrazione non è, gli è impedito per legge, e io trovo che sia giusto, di fare disinfestazione così a raffica.